Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Game Princess. Io sono Carlotta e qui direttamente da Gamescom 2017 abbiamo visto Assassin's Creed Origins. Però prima di parlarvi del gioco, sigla! Assassin's Creed Origins è sicuramente uno dei titoli più attesi, data la sua lunga assenza, che è una cosa strana per il brand. Alla Gamescom 2017 abbiamo visto una nuova missione diversa rispetto alle tre, e questo è stato molto bello. Durante la nostra missione abbiamo avuto la conoscenza di un nuovissimo personaggio di nome Aya, che aiuta il nostro protagonista per capire chi c'è dietro a un intrigo politico che vede coinvolto e in pericolo la regina Cleopatra. Durante la missione scopriamo che è stato avvelenato il bovino Api, che è una divinità, è un bovino sacro della divinità protettrice di Manfi. Sì, un bovino. Dobbiamo quindi scoprire che cosa è successo e chi è stato ad avvelenarlo. Durante il nostro missione riusciamo in realtà a capire che sono state coinvolte due sacerdotesse della divinità Manfi, che sono state costrette e ricattate perché hanno rapito il loro fratello. Quindi è un vero e proprio intrigo politico. Bisogna capire che è stato, dobbiamo riuscire a salvare il fratello di queste due sacerdotesse, e per farlo dobbiamo però inoltrarci all'interno di un luogo che è pieno zeppo di nemici. Quindi l'unico modo che abbiamo per sapere e scoprire quanti nemici ci sono e dove sono posizionati è tramite l'aquila. Un'aquila che è una nuova meccanica che abbiamo già visto durante le tre, in cui ci permetterà di vedere dall'alto tutti i nemici, di poterli marcare e quindi scoprire esattamente dove sono posizionati. Una volta fatto ciò, quindi avremo modo di poter affrontare il combattimento in due modi, o direttamente o tramite stealth. Ovviamente stiamo sempre parlando di un Assassin's Creed, quindi la cosa migliore sarebbe quella di affrontare il gioco in maniera stealth, soprattutto perché l'intelligenza artificiale è decisamente migliorata all'interno di Assassin's Creed Origins, perché come ricorderete nei capitoli precedenti era sicuramente una delle più grandi pecche, perché diciamo che non erano proprio intelligentissimi i nemici e quindi sconfiggerli o ingannarli era estremamente semplice. E io, pensando che fosse più o meno la stessa cosa, sono andata diretta e mi hanno praticamente beccato e sconfitta subito. Quindi in un secondo momento sono andata con una nuova meccanica stealth che è molto interessante, sono riuscita piano piano a sconfiggere dei nemici. Un altro dei grandi problemi dei capitoli precedenti di Assassin's Creed era sicuramente il combat system. Se è migliorato qui probabilmente sì, ma non del tutto, ci aspettavamo forse qualcosina in più. Qui possiamo combattere o tramite armi leggere o combattimenti pesanti. Qui avremo a disposizione un arco e una spada con tanto di scudo. Non è del tutto migliorata perché l'ho trovata ancora un po' legnosa, un po' troppo legnosa rispetto a quello che in realtà volevamo vedere, e abbiamo avuto qualche serio problema di telecamera che, spostandosi durante il combattimento, non rendeva il tutto più semplice. Quando ci attaccheranno più nemici in realtà il combattimento sarà molto difficile, ma la cosa buona è che potremo in questo caso schivare e di conseguenza potremo portare avanti il combattimento in una versione diversa rispetto ai capitoli precedenti. Abbiamo visto dei miglioramenti su Syndicate, ma qui sembra che a livello di difesa ci sono dei miglioramenti. Parliamo del livello grafico. A livello grafico il gioco sembra essere bellissimo. Noi abbiamo giocato nella versione Xbox, il gioco girava su Xbox One S. Abbiamo avuto riscontrato qualche problemino di bug e qualche glitch, ma nulla di assolutamente rilevante. Il gioco esteticamente sembra essere molto bello, l'antico Egitto sembra essere riprodotto in maniera stupenda. Per poter poi avere però una visione e un'idea definitiva dobbiamo aspettare il gioco. Comunque le nostre impressioni sono assolutamente ottime e questa missione sembra essere molto interessante. Inutile dire che la mappa è enorme, la mappa sembra essere enorme con tantissime attività e missioni da fare, quindi ci aspettiamo tantissimo da questo Assassin's Creed e non vediamo l'ora che esce. Qui dalla Gamescom è tutto, vi ringraziamo di aver seguito il video, mettete ovviamente mi piace, condividete e ciao!